miele, alimento gradevole ed estremamente rappresentativo, per così dire, di una produzione che più genuina non si può. Chiedetelo alle api, ma anche agli apicoltori euganei, che hanno presentato il nuovo marchio Miele Padovano, a sancire il gemellaggio con il caffè Pedrocchi della Città del Santo, nella cui Sala Rossini, non a caso dai muri costellati di api, è avvenuta la cerimonia ufficiale di premiazione dei vincitori del concorso Miele Gardin, che hanno proposto il vastissimo panorama di produzione dei più disparati tipi di miele nel territorio padovano. Ormai c'è sempre più bisogno di creare un cornubio tra agricoltura e utenti finali e clienti, e per chi è amante di questo prodotto non possiamo più fermarci a un prodotto di massa. Noi dobbiamo andare a puntare sul miele di qualità per dare genuinità, per creare collegamento col territorio, per poter in qualche maniera dare un valore aggiunto a chi realmente usa questo prodotto, che ne è magari stufo di mangiare tutto il mondo della chimica con gli zuccheri che si trovano spesso in commercio. Noi stiamo creando un miele di qualità, il miele padovano. Siamo riusciti a depositare presso la Camera di Commercio di Padova il disciplinare di produzione. Ci stiamo fregiando proprio per dare una realtà di territorialità con un simbolo nuovo del miele padovano, che è l'ape Pedrocchi. E questo per dare sempre più valore a quello che facciamo e a tutte le fatiche che ogni giorno siamo disposti a fare per arrivare a un prodotto d'élite che possa essere consumato qua nel territorio. Miele di acacia, i millefiori, di castagno, soltanto per citare i più famosi o quasi, in un orizzonte produttivo, come si diceva, molto articolato, per un prodotto che, oltre a risultare gradevole al gusto, ha anche straordinarie capacità terapeutiche. È un po' difficile parlare di realtà terapeutica, perché sennò andrei a invadere un ramo che non è il mio. Io devo fare il miele e cerco di farlo il meglio possibile. Si sa comunque nella tradizione nostra, e visto che il prodotto miele è nato con l'uomo, che porta dei miglioramenti, dei benefici al nostro organismo. Il fatto stesso di essere dei zuccheri già predigeriti, semplici, quali fruttosio e glucosio, a seconda del miele che andiamo ad utilizzare, rispetto alla caccia ricca di fruttosio o di millefiori rispetto di glucosio, possiamo indicarlo ad esempio per chi ha problemi di leggeri diabeti, la caccia, proprio perché è ricca di fruttosio, oppure per chi ha bisogno di fare attività fisica, che ha bisogno di energia immediata, un millefiori, un'erba medica. Qui da noi nel Padovano riusciamo a fare una varietà grandissima di mieli. Siamo all'incirca una decina di tipi che ogni anno andiamo a presentare nei nostri punti vendita o nelle nostre realtà rappresentative. Per concludere, una domanda forse banale, ma come si diventa apicoltori? Con grande passione, con costanza, con voglia di mettersi in gioco ogni giorno, anche perché le problematiche nel settore sono tantissime, anche se ormai se ne sente sempre meno parlare. Ma soprattutto cercando di fare le cose fatte bene. Legata alla presentazione del logo Miele Padovano è stata anche proposta l'iniziativa Adotta un alveare, per salvare le api nostrane ed una produzione di eccellenza del settore agroalimentare padovano e veneto. Con una piccola somma si potrà adottare un'arnia nella provincia euganea, assegnarle un nome e garantirsi per un paio d'anni una generosa fornitura di miele genuino. Un modello, un esempio, un'iniziativa particolarissima che merita di essere sostenuta. Io due secondi fa ho detto, sarò tra i primi, voglio sperare, ad adottare due alveari in quel di Padova. Vengo da Roma, ho sentito che sono stati premiati degli apicoltori che ci offrono miele di girasole, di barena, di castagno, di tante espressioni della fioritura di questo territorio. Questa è la carta d'identità di casa vostra, di cui nel resto della regione e certamente nel resto d'Italia nessuno sa. Adotta un alveare è un'iniziativa geniale e significa essere un pochettino padroni, insieme a quell'apicoltore che alleva le api, di quelle due unità produttive che sono l'alveare, e a fine primavera poter disporre di quel miele senza complicati meccanismi commerciali. Più bello di così, più buono di così. Nel contesto di un panorama politico quanto mai ancora poco definito e alla luce della non sempre opportuna considerazione in cui, specie negli ultimi decenni, è stato ottenuto il settore primario, o più specificamente agroalimentare, qual è il messaggio da lanciare alla classe dirigente del nostro paese? Anche l'apicoltura, anche quello a cui abbiamo assistito in questo sabato mattina, è un'espressione della vitalità di un settore, quello primario, che non sempre è stato sostenuto adeguatamente per quello che ha dato.
Noi diamo 1000 volte circa di più di quello che è il valore economico misurato attraverso l'unità miele, che è quello che poi gli alveari ci offrono e ci mettono a disposizione alla fine di una stagione produttiva, e lo diamo all'agricoltura, lo diamo all'ambiente in forma di impollinazione. Questo ci ha consentito negli ultimi anni, a livello nazionale, europeo, internazionale, di affermare il principio che l'ape è un insetto, oltre che sentinella di un territorio, della sua qualità, è un insetto fondamentale, indispensabile per il benessere della nostra agricoltura e dell'ambiente in cui viviamo, quindi della biodiversità in ultima analisi. Bisogna che, e l'iniziativa di Padova mira in questa direzione, i consumatori, l'opinione pubblica, dunque grazie a voi che ci permettete di parlare con questo microfono ai molti ascoltatori, percepiscano questo valore. L'ape non è miele, l'ape è un'infinità di straordinarie altre preziosissime cose che noi tutti i giorni consumiamo sotto forma di, per esempio, frutta. Se non ci fosse questo insetto non avremmo di che mangiare, ma addirittura non avremmo di che respirare.